il suono dello shofar, lo shofar, quello che fa cadere le mura di Gerico, come per noi le campane, il richiamo di Dio, la voce di Dio, la presenza di Dio, sentire lo shofar. Chiamo della preghiera, dell'azione. Benissimo. Allora, preghiera azione, lo diciamo, lo facciamo, ne siamo testimoni, testimoni che credono, testimoni credibili, fratelli, sorelle, che ostinatamente, caparbiamente, come diciamo sempre, perché lo facciamo, lo testimoniamo, guardiamo su Gesù, fissi su Gesù, la Chiesa c'è. Ringraziamo ancora il Vescovo di Sanremo che ha ascoltato il nostro appello e l'abbiamo tartassato, ma guardate con che forza, con che vigore parla un Vescovo, guardate cosa non ha scritto nel suo comunicato e speriamo che l'amico Vescovo di Genova, Padre Marco Tasca, possa intervenire anche lui. Proprio perché è francescano, è stato
il padre generale dei fratimoni conventuali, visto che si è tirata in mezzo pure la figura di San Francesco, un altro vescovo che è francescano, che è stato padre generale dei francescani conventuali. I francescani conventuali, quelli della tomba di Sant'Antonio di Padova, quelli dove c'è la tomba di San Francesco d'Assisi. Auguriamoci che anche padre Marco Tasca, che sicuramente avrà modo di ascoltarmi, carissimo amico, possa intervenire. Siamo la Chiesa non è solo il Papa, la Chiesa non sono solo i vescovi, la Chiesa siamo tutti noi, il Tempio dello Spirito Santo, le pietre vive, noi siamo la Chiesa. Ah, ma perché dire queste cose sui social, usando i vari social? Abbiamo speso anche dei soldi, nel nome di Gesù, sì, abbiamo speso anche dei soldi per rendere virale un post che da subito abbiamo fatto, abbiamo sentito importante, l'abbiamo sentito nel cuore dopo aver pregato. Gesù ci ha detto fallo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo, ringraziamo ciascuno di voi perché tutti ci siamo impegnati. O condividendo con questo posto, oppure vi siete attivati esponendo, mettendovi in gioco, perché la fede cresce con la testimonianza, il vostro pensiero su quello che è accaduto a Sanremo, ma non è solo Sanremo, è quello che sta succedendo da troppo tempo. Ecco perché fu fatto il Christian Day 25 gennaio 2020, perché si prende in giro la figura del mio Dio che amo, che adoro, a cui do la mia vita e spesso faccio cose sopra la mia volontà per Lui, condivido il mio pane con gli altri per Lui, rinuncio delle cose mie da donare agli altri, ma nel Suo nome. Andiamo in Bosnia a portare dei beni, ma a portare anche i Vangeli, cosa che gli altri non fanno, nel Suo nome. Andiamo tra i poveri senza tetto a portare delle mutande, delle calze, una coperta in pile, ma nel Suo nome. E spesso a noi mancano delle cose e diventiamo matti, ma nel Suo nome questo e altro, e lo facciamo. E quante volte anche voi ci aiutate, e chi spedisce i rosari, chi le medagliette, chi dei soldi per comprare questo, chi delle coperte, la colletta che abbiamo fatto per il forno, vero o no? Preghiera, azione concreta, reale, siamo testimoni credibili, e ringraziamo Dio che ci dà questa opportunità in questo mondo che è senza anima. Tra cristiani che spesso fanno tanta religione, ma dove si vede la fede, dove si respira la passione per Gesù, dove si sente, la sentite voi? Siamo intervenuti, come avevamo fatto a Vicenza anni fa, mettendoci a pregare, come facciamo davanti agli ospedali per non far abortire, come serviamo anche i poveri, adesso costruiamo anche proprio una mensa. Abbiamo da fare un ambulatorio in Albania, adesso, Giuseppe parte adesso. Dove? In una lingua di terra, confine della Macedonia, che è piena zeppa di musulmani, che si sono infiltrati, hanno preso quelle terre. Ma star male lì costa, la medicina non c'è, la sanità non c'è. Tac! Chirurgicamente, come la preghiera, anche l'azione. Andiamo lì e là in mezzo ci mettiamo un ambulatorio che a loro serve come il pane, ma è un ambulatorio nel nome di Gesù. Viva Cristo Re! Là, in quella terra musulmana, eh? Preghiera, azione, reale, sale della terra, non zucchero per diabetici o peggio ancora, sale senza sapore. Ringraziamo il Signore per l'intervento del Vescovo, che ha sottolineato anche lui, guardate caso, la sintonia, come siamo tutti uniti, anche col pastore Rosario e degli evangelici che si sono impegnati tanto e facciamo tante cose insieme nel nome di Gesù, l'azione insieme, i cristiani uniti possono essere uniti, rileggete, continuo a ribadire cosa diceva Fulton Sheen nel 1947, e questo vale per tutti, anche per i cristiani che dicono noi siamo del Vetus Ordo, bene, vale anche per voi. Un venerabile vescovo del 1947, forza, coraggio, muoversi signori, siamo i cristiani, è finita l'era degli altarini, della superiore spirituale, io mio fratello lo conosco se guarda Gesù, io la mia sorella la riconosco se guarda Gesù e se è al mio fianco, per pregare, per agire, ringraziare Dio, pregare, agire, ringraziare Dio, è così che si risveglia la nostra fede, e risvegliando la nostra fede, risvegliamo la fede della Chiesa, risvegliamo la fede in Italia, l'Italia è il cuore della cristianità, tutto è nell'Italia.
Stiamo ancora a parlare di Fatima e la gente non si è resa conto che Fatima è esaurita. È esaurita. Sì, l'avete capito bene, la profezia di Fatima. Cosa disse la Madonna? Disse: il Portogallo preserverà la fede, vero o no? E cosa vuol dire preservare la fede? Ha detto il Portogallo, non ha detto i cristiani, ha detto il Portogallo conserverà la fede. Signori, signore, una manciata di settimane fa il Portogallo ha approvato la legge sull'eutanasia. Questo non è preservare la fede, questo non è il Portogallo che preserva la fede, questo è il segno che Fatima si è compiuta. Ma bisogna parlare chiaro, bisogna avere, capire i segni dei tempi, bisogna pregare, masticare la Bibbia, vivere alla presenza di Dio. Parliamo di sacramenti, ma se non vivo ovunque io sia, anche ora, alla presenza di Dio, cosa ho capito? Cosa sto facendo? Se non difendo l'unità della Chiesa, cosa ho capito? Cosa sto facendo? Tutti siamo nel cammino di santità, per tutti è possibile diventare santi. Tutti, e dobbiamo mantenere, proprio in questi tempi così particolari, la nostra unità, scegliere l'amore, scegliere l'amore. E chi tra noi cristiani non sceglie l'amore, lo mette al primo posto, l'amore, scartatelo, scartatelo, non è più il tempo di capire, ragionare, Dio ha messo l'acceleratore, scartatelo, scuotete la polvere dai vostri calzari. San Basilio diceva che se qualcuno avesse modificato una parola della Bibbia, non si è cacciato, non si è nemmeno più chiamato fratello. Ah, ma nell'agire perché cristiani uniti? Perché questi sono i tempi, Fulton Sheen. E quando Gesù era con gli apostoli dissero a Gesù: Signore, quelli guariscono nel tuo nome, i malati, gli storpi, gli indemoniati, nel tuo nome, ma non sono dei nostri. Gesù cosa rispose? E questo vale per tutti i cristiani di tutte le chiese. E viva Dio, io ho il mio cuore e ringrazio Maria che per me è madre, la sento come mamma, è un esempio di fede, il più grande esempio di fede, sia fatta in me la tua volontà. Tanti esempi di fede ci sono nella Bibbia, il grande Abramo, il padre della fede, ma l'esemplarità di Maria per me è modello, è esempio, è strada che mi porta a Gesù, che mi fa vivere più in modo approfondito il Vangelo. In lei il Verbo si fece carne. Imitare Maria per me significa veramente avere il suo cuore appassionato per Dio, la sua fede cieca per Dio, poter dire: Padre, sia fatta in me la tua volontà, avvenga di me quello che hai detto e basta, non mi interessa più nient'altro. Questo è l'esempio di fede che io seguo, che voglio imitare, perché sono piccolo, non posso pensare a grandi cose, allora vado agli esempi vicini. Parlavamo proprio oggi, guardate la coincidenza, ci sono gli evangelici con rose che stanno dicendo delle cose, noi come cattolici stiamo dicendo delle cose, è intervenuto il Vescovo di Sanremo, abbiamo parlato dell'importanza del digiuno, abbiamo parlato dell'importanza anche di riparare, di espiare. Dobbiamo riparare, ecco perché il digiuno. Digiuno che iniziamo da domani e finirà venerdì. Qui vedete, ci sono tanti modi di fare il digiuno. In questo video audio in diretta trovate il link che è un insegnamento che ha fatto proprio questa Rosene che vi sto nominando, carissima amica, nell'agire come cristiani stiamo facendo delle cose meravigliose, tutte nel nome di Gesù, senza guardarci alle spalle, non c'è più tempo. Guardiamo fisi a Gesù, a Gesù. Ha fatto un insegnamento sulla digiuno in modo molto biblico, anzi unicamente biblico. In questo link che trovate, vi invito a guardarlo perché non l'avesse già fatto, trovate come nella Bibbia si fa il digiuno, tutte le volte che si parla di digiuno e i diversi modi in cui si faceva il digiuno. E io ve lo consiglio perché imparate un po' di Bibbia, perché bisogna masticare la Bibbia. La parola deve prendere le mie parole, la parola deve possedere la mia carne, io devo essere strumento della parola. Siamo cristiani, vero o no? E cosa vuol dire essere cristiani?
Quindi vi invito a riguardare questo link proprio sul digiuno, che è tutto biblico e ci sono diverse proposte di come fare il digiuno. Io qui vi ho messo una foto. Io mi sono già preparato il digiuno, perché il digiuno serve per aumentare la fede e da lì poi la potenza della preghiera. È biblico, Gesù lo dice. Certi demoni scacciate come? Con la preghiera e il digiuno. Boom, boom. Allora, il digiuno serve anche, oltre che per rafforzare la fede, anche per avere più tempo per la preghiera. Io il digiuno lo farò essenzialmente con le verdure. È di 5 giorni, non sto a farla a pane e acqua, e non posso nemmeno con i carboidrati in questo momento, perché come sapete sono sotto chemioterapia, ho un cancro, più di uno, sono sotto chemioterapia, devo fare determinate cure e quindi non posso permettermi di fare un digiuno prolungato a pane e acqua. Ma se guardate il link di Rosene che spiega i vari tipi di digiuno prendendo spunto dalla Bibbia, dalla parola di Dio, voi troverete la vostra via e il vostro modo. Ma attenzione, tutti siete chiamati a farlo e tutti lo potete fare. Potete fare un pasto leggero al giorno, per esempio, solo un pasto leggero, poi mangiate normale, ma un pasto lo fate leggero. Oppure potete fare un digiuno di liquidi, potete fare un digiuno a pane e acqua, potete fare un digiuno alternando pane e acqua con frutta e verdura, un giorno uno, un giorno l'altro. Oppure fate un po' come me, non sono già preparato per i prossimi giorni, lì 2 chili, cosa ho fatto? Vi do un esempio concreto, no? Noi siamo concreti, le chiacchiere le lasciamo a chi è più bravo. Allora, io ho fatto così, mi sono tagliato delle verdure, un po' di verza, tanti spinaci, perché vuoi fare questo tipo di digiuno, allora do questo consiglio, mettere tanti spinaci, perché danno forza gli spinaci. Poi la verdura verde, è importante la verdura verde. Gli spinaci danno forza e poi anche saziano, ti danno proprio il senso di sazietà. Ok, allora cosa ho fatto? Ho preso queste verdure, spinaci, cauli e via dicendo, erbette, li ho messi 10-15 minuti con un bicchiere d'acqua, una grossa pentola, li ho messi 10 minuti, una wok, li ho messi poi un bicchiere d'acqua, li ho messi 10 minuti a fuoco minimo. Passati questi 10 minuti, cos'altro ho messo? Ho messo un filo d'olio, poi pensando anche che deve essere il mio nutrimento e io devo essere attivo, perché non sono uno di quelli che sta male e si ferma, non posso, non me lo posso permettere, ho dei compiti da assolvere e delle responsabilità. Quindi chiedo a Dio la forza e la grazia, ma nel frattempo collaboro con quello che Dio mi vuol donare, facendo il massimo che posso e rendendo più che posso. Perché questo è un digiuno che può fare anche un muratore, e lo dico io che prima di fare tutto questo, di dedicarmi a tutto questo, lavoravo una media di 14 ore al giorno, quindi so cosa vuol dire lavorare e lavorare tanto. Allora, qui si prendono spinaci, queste verdure che vi ho già detto, 10-15 minuti con un bicchiere d'acqua, si fa evaporare un po' l'acqua, un filo d'olio, poi le sostanze nutritive importanti, ho aggiunto olive perché hanno l'acido proteico, ok? Poi a queste olive ho aggiunto anche 2 cucchiai di semi di lino, ok? Perché i semi di lino? Perché i semi di lino, a parte la questione delle fibre, ma sono ricchi di omega 3 che fanno benissimo al corpo, fanno tanto tanto bene. Poi ho messo anche dei semi di chia. I semi di chia sono ricchi di proteine, ricchi. Pensate che un cucchiaio di semi di chia ha più proteine di una bistecca da 100 e passa grammi. Ho fatto tutto questo, in quantità, me lo sono messo lì bello che pronto, quindi ho pronto il mio pranzo di domani, la mia cena di dopodomani e anche di... quindi sono a posto. Quindi quando poi dovrò fare il digiuno domani, dopodomani, non è che mi metto a spignattare, a fare le verdure, a perdere tempo, a preparare, perché lo scopo digiuno in inglese dice fast day, no? Una cosa veloce, rapida. Quindi noi la prendiamo in senso religioso. Vuol dire una cosa veloce, però deve essere nutriente, perché si vive, si lavora, si sfatica e si prega, ma nello stesso tempo non mi deve portare via tempo, anzi mi deve dare la possibilità di avere più tempo per pregare.
Ecco che io nel mio caso ho preparato prima, ho fatto queste verdure, ho messo questi semi di chia, questi semi di lino, gli omega 3, le proteine, l'acido proteico delle olive. Alla fine è un digiuno, però nutriente, al corpo non faccio mancare niente, che durerà 5 giorni. Capite? Lo potete fare anche voi se volete fare questo, ma se guardate il link che vi ho messo e trovate nel video, sentirete gli insegnamenti di Rose che, prendendo dalla Bibbia, vi parla dei vari tipi di digiuno e i vari modi in cui si può fare digiuno. Se non avete voi un'idea o non potete usare la vostra fantasia, non vi viene in mente niente, sentite quel link, ne vale la pena, ne vale veramente tanto la pena, vi appassionerà alla parola di Dio e vi insegnerà qualcosa di come fare il digiuno. In ebraico la parola digiuno era coprire la bocca, in greco astinenza del cibo, no? E vogliamo dedicare questo digiuno quindi proprio per la redenzione del mondo, la conversione dei cuori. Anche il vescovo di Sanremo, l'importanza di riparare, preghiera di riparazione. Il digiuno è un'arma di Dio, il digiuno apre canali incredibili, fa bene anche al corpo, educa lo spirito, nutre l'anima, perché alimentiamo con più preghiera, capite bene? Uniamoci in questo digiuno, preghiera, azione. Abbiamo fatto un lavoro di squadra formidabile. Veramente siamo una famiglia, siamo cristiani con un alto potenziale di santità, di partecipazione alla Joker, ok? Vigore, forza, fede radicale, zero compromessi, decisione, cristiani virili. Allora, se no cosa diciamo agli altri? Cosa chiediamo agli altri? Cosa puntiamo agli altri se noi cosa siamo fatti? Di ricotta. Il digiuno quindi rafforza la fede è per la preghiera, quindi il digiuno è legato alla preghiera. Si fa un pasto veloce, ma non per questo non nutriente, poi ognuno può scegliere quale tipo di digiuno, per pregare. Un digiuno può anche essere semplicemente rinunciare a mangiare le cose che ci piacciono. Sappiamo che ci piace la pasta asciutta, tacchete la pasta asciutta, non te la mangi. Ti mangi un pezzo di formaggio, del pane, dell'insalata, che ne so. Anche questo può essere un digiuno per 5 giorni, perché è le prime armi. Rinuncio a mangiare quello che mi piace. Non a tutto il resto, solo quello che mi piace. Ok? Il digiuno è biblico. Sentite poi il link di Rosene. Però sappiamo che il digiuno è descritto in Yom Kippur, in Geremia. Sappiamo che è in Luca, al capitolo 18, versetto 12. I cristiani hanno sempre digiunato, ma i cristiani hanno copiato dagli ebrei, anche gli ebrei hanno sempre digiunato. È un'arma spirituale, è un atteggiamento spirituale, è adorazione di Dio. Si digiuna 2 volte alla settimana, si fa la decima, si legge in Luca. E Gesù non condanna chi fa il digiuno o la questione della decima, ma Gesù parla dell'intenzione del tuo cuore. Il digiuno deve essere fatto con gioia, sei con Dio, stai dedicando più tempo con Dio. Evviva, fantastico, ne sono fiero, grazie Signore che mi dai questa opportunità, voglio collaborare con te, voglio collaborare con la Chiesa, con tutti i cristiani, per riparare in qualche modo alle offese che il mondo ti sta facendo, perché questo mondo è il regno di Satana e c'è bisogno di mettere fuoco, quello dello Spirito Santo. Per mettere fuoco bisogna farsi muovere dallo Spirito. Negli Atti degli Apostoli il digiuno era per umiliarsi davanti a Dio e per pentirsi. Andate a vedere cosa succede con Gioele quando digiuna. Digiuni, le cose cambiano. Non devi aspettare i momenti difficili per cercare Dio. Abbiamo ricordato tante volte il re Davide, il primo che digiunò volontariamente per Dio come atto di adorazione, di preghiera. Anche Mosè digiunò. Davide, il re Davide, è il primo caso nella Bibbia di chi ha digiunato volontariamente per Dio. Pensate a Giovanni il Battista e i suoi discepoli, voce di uno che grida nel deserto, come me, come te. Cosa faceva Giovanni il Battista? Digiunava, pregava, digiunava, digiunava e pregava. Anna digiunava e pregava. E i farisei, così cattivi i farisei, anche loro digiunavano. E quando noi diciamo, ah, sepolcro imbiancato, però ci dimentichiamo anche qualche altra parola di Gesù. Cosa disse poi Gesù quando richiamò i suoi apostoli? La vostra giustizia superi quella degli scribi e dei farisei. E non era solo questione di amore, ma di senso delle cose, di dare senso alle cose. Non è solo l'amore, tipo cioccolatino Perugina. Gesù non è quello dei cioccolatini Perugina. Ci credo che dopo in televisione vediamo le porcate.
La nostra battaglia è con la preghiera, col digiuno e con la testimonianza. Mai più vedere crocifissi dentro le urine, mai più nei teatri vedere attori che simulano rapporti sessuali con le croci. Vero o no? Vogliamo dire mai più? E allora combattiamo, che è ora. Che i risultati si vedono. Quando siamo uniti, i risultati ci sono. I cristiani delle chiacchiere, basta, hanno finito. La fede a costo zero è finita, il Vangelo light è finito, il carnevale è finito, le chiacchiere, basta, sono a buttare, sono andata male. Preghiera, azione, reale, concreta. Atti degli Apostoli, capitolo 13, dal versetto 2 al versetto 3, digiunavano. Capitolo 14, versetto 23, digiunavano per fare discernimento anche degli spiriti. La didache, il primo insegnamento che abbiamo avuto nella Chiesa, si può dire il primo catechismo, perché è stato uno scritto fatto dai primi discepoli dei discepoli di Gesù. Quindi una linea diretta, tant'è che si discuteva addirittura se metterlo nel canone dei Vangeli tempo fa, la didache. E nella didache sta descritto proprio il nostro primo catechismo di tutti i cristiani, che siano copti, ortodossi, evangelici, protestanti, cattolici, tutti i cristiani. La didache, come i padri della Chiesa, le nostre colonne. Vedete che dei semi di unità ci sono? E se anche soffriamo per tanto orgoglio umano che ci ha separato, che ci ha staccato, ma se adesso abbiamo il coraggio di guardare fissi su Gesù, perché questi sono i tempi, lo sapete benissimo, ma non basta dirlo, dobbiamo farlo noi, essere testimoni. Se cominciamo a tenere lo sguardo fisso su Gesù, i cristiani pian piano si uniscono e c'è, viva Dio, sempre una madre che sa mettere insieme i propri figli, come Maria, guarda caso, nel cenacolo con gli apostoli. Non è un caso che la Bibbia ci ricorda che Maria era nel cenacolo con gli apostoli. Li ha tenuti cosa? Uniti. Mai dimenticare questo. Quindi anche la didache si parla del digiuno, del pregare, del digiunare, addirittura prima del battesimo, dei momenti importanti, l'importanza del digiuno. E nella didache, come nei Vangeli, si ricorda che c'era questa usanza proprio nei cristiani, come era canone emulato ovviamente dagli ebrei, c'era questa usanza proprio di digiunare come una cosa normale, settimanalmente, come atto di preghiera e adorazione. Ma se tu fai questo sacrificio e non ci metti il cuore, allora ti dico una cosa: non farlo, perché si digiuna con misericordia. Matteo al capitolo 6, quando digiunate, ungiti il capo, lavati la faccia, non avere tristezza, gioisci. Il digiuno rafforza la fede. Addirittura Giustiniano lo testimonia nel primo secolo. Il digiuno era proprio una pratica addirittura che si insegnava. Quante cose che abbiamo perso. Noi abbiamo la pratica del digiuno a mercoledì e venerdì. Fa bene alla preghiera, alla fede. Digiunare perché la mia carne la sia sottomessa, sia messa sotto i piedi. Perché la carne desidera cose contrarie dallo spirito. Guardate come siamo zozzi, come ci insozza la televisione, la comunicazione. Ma se Dio è con me, chi è contro di me? Io dipendo da Gesù Cristo, io ho fame della parola di Dio, quello è il mio nutrimento, io sono un'anima alla quale è stato donato un corpo. Non compriamo Dio col digiuno, non compriamo Dio con dei fioretti. Il digiuno rafforza la fede, il digiuno rinforza la fede, il digiuno cosa fa? Rafforza la fede. E la fede e la preghiera, sapete cosa fanno? L'ombra di Pietro, non basta nemmeno parlare né dire niente, l'ombra di Pietro guariva. Voi farete cose più grandi di me, diceva Gesù. Ma Gesù era uno che pregava e digiunava. Gesù ha digiunato per 40 giorni. E cosa accadde quando poi Gesù scese dal Tabor? Ve lo ricordate? Vi ricordate la parola di Dio? Quell'indemoniato, come sgridò Gesù i suoi discepoli? I padri del deserto nella Filocalia addirittura facevano dei lunghi digiuni e hanno testimoniato come neppure la puntura
degli scorpioni li avvelenava, nemmeno il veleno dei serpenti. Sì, perché poi si è scoperto, e guarda caso, è riportato anche nel Vangelo, però c'è scritto anche nella Filocalia, uno che digiuna non viene colpito dal veleno. Ma pensate un po'. Ah, perché noi non possiamo digiunare? La preghiera e il digiuno è lo stile di vita del cristiano. Chi cambia il mondo è chi prega e digiuna, chi agisce con Dio, si svuota di se stesso il più possibile per essere il più possibile pieno di Dio e farsi muovere da Dio, dallo Spirito di Dio. Quante testimonianze nella Bibbia? Abbiamo la testimonianza di Esdra, di Ester, di Mosè, di Elia, di Daniele. Daniele digiuna 21 giorni, ma non perché ha fatto un digiuno di 21 giorni, ma perché lui decise di digiunare fin tanto non avesse ricevuto la risposta da parte di Dio, e la risposta la ricevette. E la risposta la ricevette. E perché insistere? Perché Dio mette a prova la fede. E noi vogliamo dimostrare a Dio che lo amiamo e lo adoriamo tutti noi stessi, in Lui crediamo. Io so che se prego do le cose in mano a Dio, Dio fa il resto e le cose andranno bene. Io ho un problema, se con fede do il mio problema a Dio, veramente Dio me lo risolve. Non perché sono fideista, ma perché ho fede, credo, cordabo, do tutto il mio cuore. Lo dai il tuo cuore. Digiuno potete farlo in tanti modi, sentite il link di Rose, lo ribadisco perché magari si è collegato adesso, può essere ad acqua, può essere totale, può essere parziale, antitotale per esempio abbiamo Mosè non mangiò, non beve niente, parziale abbiamo anche Daniele di cui abbiamo appena parlato, Daniele non mangiava cose prelibate, andava sui legumi, sulla verdura. Per chi non ha mai digiunato, io consiglio magari di prendere cose molto liquide, dei passati di verdura per esempio, rinunciare magari anche a fumare, prova a non fumare per 5 giorni, riempiti di Dio, sei figlio di Dio, allora vivi da tale, vivi da figlio di Dio. Perché anche l'inferno poi ti riconosce quando vivi da figlio di Dio, e l'inferno lo fai tremare. L'inferno lo fai tremare. Vogliamo una chiesa più attiva che si dia una bella scossa? Allora attiviamoci. Come abbiamo visto, siete testimoni voi stessi in questi giorni. Cosa abbiamo fatto? Un post. Ci siamo scambiati delle idee. Abbiamo pregato. Ce lo siamo passati. Ognuno ha messo il suo, ha fatto il suo commento. Noi abbiamo martellato la CEI e i vescovi, martellato. Infatti, se leggete il comunicato del vescovo di Sanremo, sottolinea fin da subito dell'insistenza delle cose che ha ricevuto, ma non abbiamo martellato solo lui, abbiamo martellati, vox populi, vox dei. Basta, amici, amiche, figli e figlie mie, basta al Vangelo anacquato. Veramente, per favore, decidiamoci noi. Mentre gli altri parlano, bla bla bla, ci hanno fatto, ok? Allora, diciamolo noi, basta al Vangelo anacquato. Basta alla fede della domenica. Basta, non se ne può più. Consacriamoci a Dio. Vogliamo essere il grido dello Spirito Santo. Dobbiamo tornare all'origine. Non avrò pace finché non vedrò la gloria di Dio. Questo dice il cristiano. E consacrare, dare a Dio, cosa vuol dire? Anche separare ciò che è bene, ciò che è male. Tutto quello che è in me lo separo, lo offro a Dio. Dio non vede i tuoi successi. Dio non ti pesa per le tue parole. Dio conosce e guarda il tuo cuore più di quanto tu ne abbia consapevolezza. Noi quest'anno abbiamo deciso di essere benedizione.
di essere di, quindi di supporto, di condividere. E noi in guerra ci stiamo con la preghiera e il digiuno. Chiediamo perdono al Signore. Mosè alzava le braccia e il popolo vinceva. Poi non ce la faceva a tenere sempre le braccia alzate nella preghiera, le abbassava e il popolo perdeva colpi. Subito Arone e l'altro, subito a tenergli sulle braccia, perché continuasse a tenere sulle braccia, e il popolo riprendeva vigore. Le braccia di Gesù sulla croce, le mie braccia di cristiano che invocano benedizione, proclamano la legge di Dio. Il popolo di Dio è un popolo che loda e che adora, ma il popolo di Dio ha anche l'autorevolezza. Legifera il popolo di Dio. Basta al male. Basta. E noi agiamo nel sovrannaturale, perché siamo nel mondo, ma non del mondo. Dio parla al tuo cuore, ascoltalo. Se non lo senti, è perché c'è bisogno di preghiera e di digiuno. E sì, benedizione. Parla di queste cose ai tuoi amici, ai tuoi familiari, a chi conosci. Manda un messaggio. Dio sta chiamando il suo popolo. Il popolo di Dio è un popolo che loda e che adora. Noi per 5 giorni combattiamo con la preghiera e con il digiuno, perché noi ci crediamo. Perché col digiuno si vincono anche le guerre. E preghiamo, preghiamo, ce n'è tanto bisogno. Intanto la preghiera non sarà mai abbastanza per i nostri governanti, per la Chiesa, per tutti i cristiani, per 340 milioni di cristiani che sono stati massacrati, per gli oltre 400.000 che sono perseguitati e martiri. Gesù si sa difendere da solo. Noi qui vogliamo un rispetto per la figura di Gesù, della Madonna, dei Santi. Noi qui combattiamo per i principi e valori non negoziabili, per il bene, guardate caso, di ogni uomo. Di ogni uomo. Credente e non credente. Dio chiama. L'uomo non deve dimenticare chi è. L'uomo deve trascendersi. Viva Cristo Re. Lo shofar fece crollare le mura di Gerico. La nostra preghiera e il nostro digiuno è la guerra che uniti insieme facciamo contro Satana per la conversione dei cuori e per la redenzione del mondo. Amen.